E adesso passiamo a un'altra macro categoria, Advisory and Consulting. Il premio è Eccellenza dell'anno, Leadership, Assessment Risk Management e Business Continuity. E il premio va a Progest, per essere la prima società di consulenza in Italia ad aver conseguito un'attestazione di Assessment Risk Management e Business Continuity da parte di un organismo di parte terza, per garantire una consulenza globale capace di individuare le soluzioni operative migliori. Collegati con noi, eccoci qui, sì, siamo in diretta collegati con Carlisa Manferdini, amministratore unico, e saluto anche tutti coloro che sono seduti accanto a lei, Franco Borin, Chiara Beretta e Sara Ghilardi, tutti e tre soci. Bentrovati a tutto il gruppo. Buonasera a tutti. Allora, io ovviamente parlo con la dottoressa Manferdini, stessa cosa, insomma, a me piace proprio raccogliere le vostre considerazioni sul premio ricevuto e naturalmente sul periodo nel quale lo state ricevendo, molto, molto tranquillamente. A lei. Allora, diciamo che la nostra società, anche in questo periodo, c'è stato un momento sicuramente difficile, ha dimostrato che siamo 14 persone, delle quali 12 donne, che hanno creato proprio ancora di più in questo periodo una coesione e tirato fuori proprio tutto quello che potevamo fare per andare avanti e creare anche qualcosa di nuovo in questo periodo molto difficile. Quindi le nostre, diciamo, la nostra conoscenza, l'affidabilità, il talento e la passione, che sono proprio le nostre caratteristiche, anche in questo periodo sono venute ancora di più. Ecco, mi dà l'occasione per farle una domanda, poi dopo ritorniamo in generale al vostro lavoro, perché è importantissimo, però lei ha detto quante donne siete. Una delle caratteristiche, insomma, fondamentali di questo periodo difficile, anche caratterizzato per esempio da molto smart working, è stata quello per cui le donne ne sono uscite ancora più penalizzate. Però mi dia lei invece uno spunto al quale aggrapparmi per dire che invece il futuro sarà sempre più roseo anche da questo punto di vista. Ma guardi, noi abbiamo proprio diciamo provato, forse non l'avremmo neanche mai messo in pratica, e diciamo che ha funzionato, abbiamo scoperto una nuova modalità di poter fare consulenza, e penso che sarà una cosa che porteremo avanti anche nel futuro. Tant'è vero che ancora adesso, anche se abbiamo possibilità di andare già alle aziende, che diciamo che il 70-80% del nostro lavoro viene fatto ancora da tutti, proprio perché abbiamo trovato che comunque è una nuova possibilità, e forse anche per noi donne, ma comunque ha dato dei buoni frutti, sono stati contenti sia i, diciamo, i clienti, le aziende, che anche noi lavorativamente non pensavamo, è stata una cosa che si è potuta fare comunque al meglio. Insomma, nel periodo d'emergenza, quindi è quello che mi sta confermando, uno strumento come quello dello smart working, ma poi ci saranno sicuramente altri spunti, viene utilizzato non più nell'emergenza, ma per un futuro, per un'aggiunta ulteriore a quelle che già sono le strategie singole, insomma, in questo caso vostre. Questo è, insomma, il modo di guardare positivamente al futuro. È stata per noi è stata proprio un'opportunità. Ottimo. Quindi l'abbiamo strutturato e ha funzionato. La parte di office e la parte consulenziale. Quindi per noi è stato comunque, con tutte le difficoltà che abbiamo avuto, è stato comunque un buon periodo. Un periodo che ho messo in campo noi donne proprio, ho tirato fuori di nuovo tutte queste cose che abbiamo scoperto di poter fare. Va bene. Insomma, lascio parola al socio fondatore, che mi dirà sicuramente qualcosa di più ancora. Certo. Sì, brevemente. Sì, sì, prego, prego, poi così almeno ci dà anche lei il suo parere. Prego. Sì, no, volevo aggiungere innanzitutto grazie a tutti staff,
soprattutto tre altre due socie che sono qui presenti, che sono Chiara Petta e Sara Vidardi. E abbiamo così in mente il nostro lavoro, che si è riorganizzato in questo periodo, sempre per stare più vicino ai nostri clienti, alle nostre aziende, ai nostri clienti, per sviluppare quelli che sono tutti i modelli organizzativi, sistemi di gestione. Noi siamo molto specializzati con quelli che sono tutti i modelli organizzativi di vari settori, dall'automotive, food, all'impiantistica, alla cancheristica, ai servizi. Quindi a 360 gradi su qualsiasi settore, diciamo, manifatturiero e servizi delle imprese italiane, e non solo, perché lavoriamo per alcune aziende estere. Va bene. Allora, io vi ringrazio, ringrazio tutto il gruppo a questo punto di Progest per essere stati con noi in questa speciale edizione degli Awards, e complimenti per il premio. Quindi non solo un'ancora a cui aggrapparsi, ma un'opportunità, ecco cosa può rappresentare un periodo di crisi. Grazie ancora. Grazie, arrivederci a voi. Noi andiamo per un istante in pubblicità, ma attenzione, perché siamo appena partiti con i nostri awards e ci sono ancora tante categorie da premiare. Vi aspetto qui.